cioè sarebbe praticamente la festa del papà, insomma. E la festa dell'uomo è amava solamente. Poi sta la festa dei lavoratori, la festa dei padroni. I padroni stanno in festa tutti i giorni. No, i lavoratori sono prima di maggio, i padroni festeggiano tutti i giorni. E noi non mi stai capendo, a Napoli per esempio, quando viene la festa del padrone in Napoli è il 19 settembre. La festa del patrono, non il padrone. E perché avevano fatto la festa di Berlusconi, il padrone, capito? Il padrone è l'Italia, il suo padrone è il padrone in Napoli. E dimmi che una volta si festeggiava il 4 ottobre, San Francesco, eh? Invece faremo San Berlusconi. San Berlusconi. Comunque, non lo so, io sono un po', perché queste feste si mangia sempre, e io non riesco mai a dimagrire. Che vogliamo fare? Non è obbligatorio a mangiare, ma poi, guarda, l'unica cosa bella di queste feste, sa che tenono, che sono quelle poche occasioni dove si riunisce la famiglia. Vabbè, perché tu mi hai riuscito, ma questa vita è sbattuta, che facciamo, ci fai a qua, ci fai a là, quando ci vorremmo più quei familiari? No, no, io dicevo, hai ragione, perché stavo pensando pure che la gente che campa, tutto quei l'ambulantata che succede, tutto sommato, forse sì, perché poi per esempio la festa della donna si organizzano cuore, cuoricino, mazzette, mimose, e a Befana tutto bancarello, cose, ci stanno un bel sì, per la panzarotta, si mangia la mattina, si mangia la sera. E tu pensi sempre a robe magna, Maronna, mi è sempre a robe magna, tu pensi. Ti sai, cioè, queste feste riuniscono la famiglia, è l'unica occasione, a Rocioverim ci incontriamo con gli amici, la tombolata, sono cose ma alla fine simpatiche, con questa vita feroce che corre come a che, capito? Mi hai convinto, sai che, mi hai convinto. Niente, io, tu, tua moglie e mia moglie, per esempio, da quanto tempo che non ci vediamo? A Natale ci vorrei, ma sono 3-4 mesi. Figurati. E io tengo a fare una pensata. Lunedì fa una cosa, di a tua moglie di preparare una bella lasagna e vengo io e mia moglie venire a mangiare a casa e tu festeggiamo. Ma perché che festa? Gesù, a festa dei bambini. Lunedì a festa dei bambini. Sono 30 anni, sai come la festeggi la festa dei bambini? Col digiuno. Io e mia moglie sono 30 anni con i numeri, non mangiamo per disintossicarci tutto che lì fotanzia, che ci mangiamo tasma. Tu puoi fare venire? E che faccio? Tutto disintosso, che è mandosso. Mamma mia, che giornata, mamma mia, bella. La faccio chiudo, non ce la faccio più. Via accesa, virga, non mi sente più. Quello era un servizio che si doveva fare. Oh. E non ti senti più. No. E mi senti però, mamma mia, mamma mia. Ti scappo che è meglio, figlia. Si è fatto pure un buco sotto. Stanchezza, mamma mia, proprio stamattina l'avevamo fatto sul ricillo. Le buche l'hanno fatte sul ricillo, sentono adoro il formaggino. Ma non ci capito perché mi faccio sagli sempre a ben coppa che la scala non lo so. Ma che hai sagli in coppa a scala, andate che è la stessa cosa. Ma che se mattina ci sono cazzo perché sennò stava male. Purtroppo per me. Cioè quando la scala fu, mamma andare, mia. Era un servizio che si doveva fare, figlia mia. Ma chi offre e fai, siete state buone, magnane, mamma ritta a chi, diciamo, ma metto ritta a chi, lo povero Dio. E lei mi ha fatto un minta a quella tua paia. Che la scarrafunera là, visto quando la scarrafuna che c'è stessa. Sì, ma io comunque non ho capito, faccio la manicurista, ma mica faccio la facchina. Vabbè, andare, ma stai facendo un'opera bene principalmente per chi lavora che deve dormire qua dentro. E poi a me mi stai facendo sta cortesia. Ma è sono acceso proprio. Ma quella sai che cos'è? Quando a Leonardo vai trovando, Leonardo non c'è mai. Se mi chiama. No, mi chiama, ma però non hai nato che potevamo stare qui, te la mai chiamava per forza. Chiami, adesso già facciamo solo. Speriamo che venga. Buongiorno, scusate il ritardo, ma per parcheggiare la macchina a capo. Leonardo, bello, bello, bello. Felino, come stai? E come stai? Fresco stamattina? Guardate che ci ne saluta, bravo! Hai fatto colazione stamattina? Hai fatto colazione? No, però coccata cosa ci è? Io sapevo che tu venivi e ti hai pigliato un bello cornetto, ti hai pigliato un fatto, ci hai messo pure un'aranciata. E tengo pure la brioche per te. Calma, calma. Finalmente mi state cominciando ad apprezzare. Un giornale nuovo. Te l'ho comprato un giornale. Io non l'ho mai vista, è un anno, un giornale nuovo, è rimasto tale e quale formato. Sì, tutto per te, Leonarduccio. Non perdiamo tempo che teniamo una bella giornata da fare.